Ciao a tutti, sono Sissi. Oggi parlo di Pokémon Go. Oddio, ho già mal di testa prima di iniziare questo video. Allora, niente, volevo darvi la mia opinione su questo gioco che è diventato un fenomeno mondiale in questi giorni. E niente, allora, cominciamo a parlare un po' dei lati positivi, poi i lati negativi e la ramanzina la lascio verso la fine. Dunque, io volevo darvi la mia opinione e senza scaricare il gioco, ovviamente, perché già avevo una mia opinione prima di vedere il gioco, però poi ci ho ripensato, ho detto no, non è che posso parlare di una cosa se non la conosco, quindi mi sono scaricata il gioco. Ho giocato e allora vi dico la mia esperienza. Questo video non è pieno di effetti speciali, eccetera, registrazioni del gioco perché non ho né i mezzi né le capacità di farlo per il momento, quindi dovete accontentarvi della mia opinione. Quindi, il giorno che ho scaricato il gioco, l'ho scaricato al mattino perché comunque stavo pensando di farvi questo video, quindi ho detto, cioè, scarichiamo il gioco, vediamo com'è. Quindi ho cominciato sì al mattino. Allora, il gioco è bello, cioè, perché non si può dire di no, è molto semplice e anche molto interattivo. All'inizio si sceglie il personaggio, vabbè, sapete tutti, si scelgono i vestiti, qua sto tirandoci tutto, scelgono i vestiti, i capelli, eccetera, e si parte. Quindi, cioè, ovviamente dovete attivare la geolocalizzazione del telefono, eccetera, e vi fa scegliere il vostro primo Pokémon. Io ho scelto Bulbasaur perché lo so che non lo sceglie nessuno, poverino. Tutti scelgono Charmander. Vabbè, io ho scelto Bulbasaur perché comunque all'epoca, quando ero piccola, giocavo al gioco di Pokémon sul computer e avevo iniziato giocando con Bulbasaur, quindi l'ho scelto per quello. E niente, poi ho catturato il mio primo Pokémon e niente. Poi io ovviamente ero a casa. Niente, praticamente nei dintorni mi diceva che c'erano dei Pokémon, però comunque dovevo uscire per cercarli. Il punto del gioco è quello. Solo che io, cioè, sinceramente non mi sento molto a mio agio a uscire a cercare i Pokémon. Cioè, io ve lo dico, io sono una che tipo anche quando porto fuori il cane, tipo lo porto fuori, vado fuori senza cellulare, senza borsa, senza documenti, un po' tipo zingara, no? Esco, porto fuori il cane e mi dedico un po' al tempo con lui, quindi, cioè, mai nella mia mente mi sarei immaginata di uscire a cercare questi cavolo di Pokémon. Va bene, niente, quindi ho detto, va bene, era mattino, ho detto, va bene, me ne frego, io sti Pokémon o vengono da me o io da loro non vado. Effettivamente, dopo un po', qualche ora, comunque ho riaperto il gioco e sono apparsi un paio di Pokémon a casa mia. Tipo quelli lì, Rattata, anche quello il pipistrello bastardo che è difficilissimo da catturare. E niente, quindi ho catturato questo paio di Pokémon. Poi alla sera sono uscita e niente, sono andata con una persona a prendermi un gelato e vabbè, guidava quest'altra persona. Io ero in macchina e ho detto: "Ciao, facciamo così, apriamo questo gioco del Pokémon a vedere che se c'è qualche Pokémon in giro". Niente, ho aperto il gioco. Minchia, Pokémon come se ci fossero funghi, cavoli, venivano fuori, no? E quindi, cioè, tipo facendo 200 metri in macchina ne avevo già catturati 5-6, no? E niente, allora, il gioco comunque è bello. Non nego che catturarli ti prende bene. Sì, ti prende bene perché alla fine poi, soprattutto se sei magari con un'altra persona o comunque in gruppo, cioè ti fai due risate. Io di andare in giro sinceramente da sola a cercare i Pokémon non lo farei mai perché proprio
non è in me di uscire, andare in giro col cellulare in mano a cercare sti Pokémon. E quindi niente, quindi vabbè, l'idea che mi sono fatta io è che comunque è un bel gioco, ma il gioco secondo me è bello finché dura poco, nel senso che comunque secondo me è un gioco da giocare insieme a qualcun altro e poi, cioè sinceramente io come età, come range di età lo do fino ai 14 anni al massimo come gioco, perché poi vabbè, ci sta per fare una serata, dici, ah dai, cosa facciamo? Andiamo in giro a cercare sti Pokémon, però poi, cioè, non è più neanche divertente, nel senso, io comunque, dopo che ho scaricato il gioco, tornando a casa in macchina, comunque, cioè, passando per i paesi, comunque vedevo ragazzini col cellulare in mano, cioè era palese che stavano giocando i Pokémon. Prima non ci avevo fatto caso e adesso, cioè, è pieno di gente che gioca a sto cavolo di gioco di Pokémon. E niente, quindi vabbè, il gioco è bello, ti può prendere bene quanto vuoi, ok? E qua cioè, lo possiamo tranquillamente ammettere. E anche qui io, quando avevo in mente di farvi la recensione, era una recensione negativa. Lo è ancora negativa, però comunque c'è da dire che comunque il gioco è bello, il gioco è semplice, il gioco ti prende e il gioco ti fa prendere bene quando catturi Pokémon. Comunque sono carini da vedere, eccetera. È bello giocare, a volte ti scappano, tiri giù due Madonne, eccetera, no? Però, come dicevo prima, cioè, il gioco è bello quando dura poco. E allora, secondo me, questa storia dei Pokémon sta un po' sfuggendo di mano. Perché, comunque, ho letto vari articoli, visto vari video su internet. Boh. Allora, ci sono stati già i primi morti. Perché, ovviamente, uno quando va in giro a giocare ai Pokémon non guarda, ti dice, il gioco ti dice stai attento all'ambiente che ti circonda, però se si è in giro come dei celebrolesi attaccati al cellulare a giocare a sto cavolo di gioco, succede anche che si muore. E qui io voglio dire una cosa, cioè ragazzi, non guidate se state giocando ai Pokémon, piuttosto veramente, fatevi accompagnare da qualcuno, uno guida, l'altro gioca, ma non guidate se state giocando ai Pokémon, perché mettete in pericolo la vostra vita e la vita di altre persone che non c'entrano niente. Io qua lo dico davanti a tutti, davanti a tutto il mondo, davanti a quelle poche persone che mi guardano. Cioè, se a me dovesse succedermi qualcosa, che qualcuno mi viene addosso, qualcuno mi investe perché sta giocando a Pokémon, cioè, ammazzatemi, prendetemi bene, centratemi e ammazzatemi, perché se io rimango in piedi, se io non mi faccio tanto male, vi crepo di mazzate. Cioè, veramente, vi spacco il cellulare e vi crepo di mazzate perché è proprio una cosa da idioti, veramente. Poi vabbè, un'altra cosa, sono andata comunque a informarmi un po' su un po' di dati di business dei Pokémon, di questo Pokémon. Nintendo ha fatto il botto con questo gioco. Praticamente da quando è uscito le sue quotazioni in borsa sono più che raddoppiate. Cioè, vuol dire che questi si fanno i soldi, ma i soldi a palate, cioè miliardi di dollari si stimano a palate sui nostri, perché io mi ci metto in mezzo pure io perché l'ho scaricato anch'io il gioco per avere una recensione. Questi si fanno palate di soldi sui nostri cervelli che vanno in fumo, praticamente sulle nostre teste, per farci andare di qua e di là come degli stronzi a vagare a cercare sti cazzo di Pokémon. Sì, perché poi ci sono anche i Pokéstop o le palestre che comunque sono nei punti di interesse dei paesi, eccetera. Quindi tu devi andare lì per prendere le palline, le sfere, per
per prendere altre cose, per poter combattere con i Pokémon, tu ti devi spostare e andare lì, quindi loro ti fanno andare lì. E già ovviamente ci si sta mettendo pure in mezzo la pubblicità, perché comunque ho già visto che ti può apparire nel gioco il Kinder Bueno, quindi già la Kinder ha messo in mezzo la pubblicità, oppure ho già visto attività commerciali che mettono fuori su Facebook. Ah, fuori dal mio locale c'è il Pokéstop, capito? Quindi già si mette in mezzo la pubblicità. Praticamente noi siamo manovrati da questo gioco, perché il gioco ti dice dove andare, il gioco ti dice cosa fare, e quindi boh, per me è una cosa da stupidi, veramente. Cioè, forse siamo un po' più intelligenti di così, no? Io penso che comunque adesso, se riesco a vedere come fare, penso che comunque il gioco lo cancellerò. O comunque ci giocherò così, come ho detto prima, magari una sera ogni tanto con amici o con qualcuno per farsi due risate. Ma veramente, cioè, non vale la pena di essere manovrati e di diventare cerebrolesi per questi cavolo di Pokémon, per carità di Dio. Allora, io ho visto vari video qua su YouTube di altri YouTuber italiani, con video spettacolari, con le animazioni, c'è un ragazzo della Sicilia o altri youtuber che adesso non mi viene il nome, che comunque hanno fatto dei video molto belli come recensione di questo gioco, vanno in giro a prendere questi Pokémon. Ok, ci sta, è bello, però boh, non lo so, nel senso, a me la cosa mi puzza un po', perché comunque, cioè, è come se ti dessero la caramella, capito? Nel senso che tipo il mondo va a rotoli, ci sono stragi da tutte le parti, colpi di tentativi di colpi di stato, siamo nella merda che anneghiamo fino al collo, però chi se ne frega perché noi andiamo fuori a cercare i Pokémon, capito? E boh, veramente, forse siamo un po' più intelligenti di così, no? Boh, vabbè, allora questo video è un po'. Forse ti sono andata giù un po' pesante. Però, vabbè, comunque è quello che penso. E niente, dai, fatemi sapere. Lo so che prenderò un sacco di dislike, perché comunque c'è un sacco di gente che gioca, c'è un sacco di gente che gli piace. Io dico, ok, va bene, anch'io ci ho giocato per qualche ora, è bello il gioco, non c'è niente da dire, però veramente, cioè, c'è qualcosa sotto. E a me queste cose che muovono le masse così spaventano. E niente, quindi fatemi sapere nei commenti qua sotto voi come la pensate. Ovviamente, attenzione con i toni, non litighiamo, mi raccomando. E niente, fatemi like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al mio canale se volete rimanere aggiornati con i miei prossimi video. E ci vediamo alla prossima. Giocate responsabilmente. Ciao!